Toma San Frareu e stoma paran i macarrue San Fradei. Usuoma la farina, duali, luovi e beua. Stiamo preparando i maccheroni San Fratellani utilizzando 1 chilo di farina, 4 uova, mezzo bicchierino di olio e poi l'acqua quanto ne prende l'impasto. Allora, iniziamo col setacciare la farina, piano piano, per eliminare eventuali residui del mulino. La farina di semola di grano duro, ucrivu, dal greco crino, che significa separare, cernere, quindi è una fascia circolare di legno, questi sono antichi, e poi una fitta rete metallica all'interno che permette proprio di separare la farina da eventuali residui del mulino. Una conca all'interno e cominciamo a mettere le uova. Piano piano si procede finché si realizzerà poi l'impasto che abbiamo già pronto, aggiungendo un po' d'acqua, piano piano. Io preferisco mettere l'acqua tiepida. E allora, così andiamo a realizzare le strisce tubolari. Ok? E poi si procede tagliando i pezzetti. Mia nonna mi diceva, seguendo così come dimensione il pollice. E poi anche quando si va a sistemarli tocrivu, noi diciamo proprio stare attenti a come li si... Mia nonna era fiscale. E allora si procede in questo modo. La lunghezza, quella che si preferisce dare. Quindi possiamo fare il maccherone piccolo, corto, di pochi centimetri, oppure in questo caso stiamo facendo quello più lungo. Quelli più corti li chiamiamo kaftoi. E quelli si predilige poi accompagnarli con le verdure, con i broccoletti. Questi qua invece più adatti, secondo me, anche se sono gusti, con il sugo, la salsa di pomodoro. Si procede. Poi bisogna farlo uscire, quindi. Sì, in questo modo. Avete visto? Più lungo è, più difficile diventa farlo uscire, ecco, non rovinarlo. Ed eccolo pronto. Ed ecco il nostro primo maccheroncino. All'interno. Ben sistemato, naturalmente qua ci sono gli altri e noi si possono già consumare subito. Sì, subito. Con un buon sugo, quindi di carne, oppure un sugo estivo semplice. Più semplice. Pomodoro, basilico fresco e la nostra ricotta salata.